Ciao bambini, oggi parleremo di Ascensione Pentecoste leggendo dal libro a pagina 64. Cominciamo. Nella festa dell'Ascensione, parola che deriva dal latino e significa salita, si ricorda la salita di Gesù al cielo 40 giorni dopo la Pasqua. Quindi è un Gesù risorto. Vedete anche il disegno con il segno dei chiodi nelle mani e nei piedi. Dice il libro degli Atti degli Apostoli: Gesù fu elevato in alto e una nube lo sottrasse agli occhi dei discepoli. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Andava da Dio. Il libro degli Atti degli Apostoli, vi ricordo, è stato scritto dall'Evangelista Luca per raccontare quello che successe dopo la risurrezione di Cristo. Andiamo avanti. I cristiani, inoltre, 50 giorni dopo la Pasqua, festeggiano la Pentecoste per ricordare la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli, che si erano riuniti nel luogo dove Gesù consumò l'ultima cena. Ci troviamo con Maria e gli Apostoli, 11, non c'è più Giuda. E ci troviamo nel Cenacolo, quella casa, quella stanza, quella sala dove Gesù aveva fatto l'ultima cena con gli Apostoli. Direte: che gentili, che romantici, che nostalgici. Certo, quello lì era un posto che suscitava in loro dei ricordi, ma era soprattutto un posto che li teneva nascosti, perché gli apostoli erano di fatto molto impauriti di essere presi, catturati e di finire in croce come Gesù. Gesù, il giorno dell'ascensione, gli aveva dato la missione di andare per il mondo a predicare il Vangelo, ma pieni di paura come erano, non ce la facevano, se non rinchiusi. Arrivò quindi un aiuto particolare. Leggiamo: improvvisamente si fece dal cielo un suono come di un vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Ci troviamo di fronte a un evento così particolare che anche l'Evangelista Luca non riesce a descriverlo con esattezza. Ricorre a delle immagini. Questa forza, questa energia viene paragonata a un vento, ma non una brezza leggera, un vento di quelli forti che sposta, che ti trascina, che non ti fa star fermo. Poi è una cosa che ti entra dentro, che ti fa proprio sentir bene, come un fuoco quando ti scalda, quando ti dà calore. Sono due immagini che ha usato l'Evangelista Luca per esprimere lo Spirito Santo, perché sta di fatto che poi gli apostoli si danno veramente coraggio ed escono. Dopo tale manifestazione dello Spirito Santo, chiunque sentisse parlare gli apostoli, che erano giudei e quindi parlavano ebraico o aramaico, percepiva le loro parole come se fossero pronunciate dalla propria lingua. È l'inizio della missione della Chiesa. Uscirono senza paura e gli apostoli furono in gran parte poi presi, catturati e anche uccisi, perché la loro predicazione in nome di Gesù non fu accolta bene. Iniziarono così i primi gruppi di cristiani. Ascoltavano questi apostoli, le persone rimanevano incantate dal messaggio, diventavano cristiane facendosi battezzare, tutto grazie allo Spirito Santo che arrivò nel giorno di Pentecoste. Adesso guardiamo questo breve video
di come ci si può immaginare che sia arrivato appunto lo Spirito Santo. Adesso ti è chiaro cosa intendiamo, Pietro? Come faremo a testimoniare la parola di Gesù fino agli estremi confini della terra? Come faremo a farci capire dalla gente? Nessuno di noi conosce altre lingue oltre la nostra. Andrea ha ragione. Nessuno aveva pensato a questo. Credevate che fosse tutto così facile? Fratelli miei, ogni persona ebrea come noi, in qualunque parte del mondo essa viva, qualunque lingua parli, ha come tutti il diritto di sapere. Il Messia che tanto aspettavamo è finalmente arrivato. Ma come faremo ad annunciarlo alla gente, a farci capire da tutti? Io so solo che dobbiamo restare sempre uniti come Gesù ci ha chiesto, e lui non ci abbandonerà mai. Ricordate, ha detto: dove due o tre persone sono riunite nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Che ci fai qui tutto solo? Mi sono persa! Dov'è la tua mamma? Non lo so, non riesco più a trovarla! Ma quante volte te lo devo dire che devi stare vicino a me, altrimenti ti perdi! Ma io stavolta ho capito cosa dicevano quegli stranieri! Sì, anch'io! Uomini di Giudea! Ascoltate! Ascoltatemi! Gesù, il Messia, è risorto! Dio l'ha risuscitato e tutti noi ne siamo testimoni. Gesù Cristo, il Messia, è risorto e così ha sconfitto la morte. Gesù ha sconfitto la morte perché l'amore sconfigge la morte. Il Signore ha detto: negli ultimi giorni io effonderò il mio spirito sopra ogni persona. E allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Lasciatevi quindi battezzare nel nome di Gesù Cristo e riceverete così i doni dello Spirito Santo. Battezzami, Pietro, nel nome del Signore. Anche io voglio il battesimo. Gloria al Signore! Ti hanno capito! Tutti hanno capito le tue parole, Pietro! Sì, tutti ti capiscono! Anche io riesco a parlare con tutti e riesco a capire le loro lingue! È un dono del Signore! È lo Spirito Santo che opera in noi! Che risponda ai nostri dubbi, a tutte le nostre paure! Bene, andiamo avanti. A pagina 66-67 del libro troviamo delle attività, degli enigmi, dei giochi che hanno lo scopo di farvi capire cosa facevano queste persone che, piene di entusiasmo, seguirono gli apostoli e diventarono cristiane. Ogni gioco vi dà una frase di una cosa fatta dagli apostoli e dai primi cristiani. Guardiamo insieme i giochi per spiegarveli. Poi vi rifate tutti, trovate le sei frasi, mi fate vedere quali sono, o fotografando le due pagine del libro o scrivendole sul quaderno una di seguito all'altra. Vediamo se le indovinate. Primo gioco: risolvi il gioco scorrendo indietro di due lettere sull'alfabeto. Come vedete, vi ho segnato ad esempio GUK, che non esiste, la G, se andiamo nell'alfabeto che ci hanno messo sopra e facciamo due salti indietro sarebbe una E, quindi mi scrivo la E. Tutte le G, tutte le G che ci sono nel gioco diventeranno E, e si va avanti così. Facciamo un altro esempio: la U, facciamo due salti indietro, è una S, quindi tutte le U
diventeranno esse. Secondo gioco. Inserisci le lettere nella posizione indicata dalle coordinate, leggi poi di seguito le lettere. È come una battaglia navale. Ogni lettera ha una coordinata, il primo numero indica la linea in verticale, quella dove ci sono i numeri azzurrini, il secondo quella, la linea quella dove ci sono i numeretti rosa, mi sembra. Quindi A 3 4 vuol dire che vado dove c'è il 3 azzurro, proseguo fino a quando mi trovo nella colonna del 4 e lì scrivo la lettera A e vado avanti così. Viene fuori anche qui una frase di un'attività fatta, di una cosa che facevano i primi cristiani. Terzo esercizio, fin troppo facile. Raccogli le lettere e le riscrivi la frase qui sotto. Si parte dalla P, si segue la stradina azzurra che li congiunge, viene fuori la soluzione che scriverete. Quarto esercizio, una specie di rebus, dai il nome ad ogni elemento: prete, gatto, divano, indice, siepe, mela. Sottrai, quindi togli le lettere indicate, poi scrivi sui trattini cosa facevano i primi cristiani. Ad esempio, vi ho scritto prete meno te, tiriamo via te, resta pre e ho scritto pre e poi andate avanti così. Pagina successiva, esercizio 5, risolvi le operazioni e riporta sui trattini. Un po' di matematica, 12 più 6, 18, m, ogni volta che nel messaggio sotto trovo il 18 metterò una m. E avanti così. Numero 6. Inserisci le seguenti parole al posto giusto. Un pochino più difficile. C'è un pochino più da ragionarci. I trattini però, se li contate, vi aiutano a capire quale lettera ci va. Ogni, lì c'erano 6 trattini, giorno. Non aveva molto senso scrivere tempio, che era l'altra parola di 6 trattini. Ci va giorno. Togliete poi quelle che mettete, così vi diventa più facile svolgere l'esercizio. Settimo, riordina le bolle nere dalla più piccola alla più grande e quelle azzurre dalla più grande alla più piccola e leggi di seguito. Le bolle scure, la più piccola è la L, ve l'ho già scritta. Le bolle azzurre che bisogna ordinare dalla più grande, la più grande è la D. Quindi risolvete questi giochi, poi fatemi vedere queste 7 frasi che spiegano come vivevano questi apostoli. E se vi avanza ancora tempo, nella pagina prima, che sicuramente avete visto, c'è questo bellissimo disegno, è una colomba ed è l'unica cosa che si riesce ad intravedere. È circondata da vari colori, sono colori che esprimono lo Spirito Santo. Chissà cosa ne verrà fuori. Se avete voglia di farla e di farmela vedere, scusate, lo guardo ben volentieri. Non preoccupatevi, vi do tanto tempo, 2 settimane, forse anche 3, perché questo sarà il vostro ultimo lavoro importante di religione. Va bene? Ciao ragazzi, mi raccomando, impegnatevi sempre.